neanche più 500. Le fondi stiamo nel vedete, quando per avere un giudizio di com'è questo posto, io ho sempre detto alla gente, senta, dicevo, lei la manderebbe qui sua figlia a lavorare? Capisce? Questo è l'ambiente. Questa soffittatura l'ho fatta io. L'ho fatta fare, ho studiato. E guardate che quello che vedete qui è eccezionale, ma è bello, guardate questo è bello, se lo vedo bene, ma questo è qualcosa che nessuno ha. Oggi, in un open space, vuol dire spazio aperto, uno mette una macchina là, come fa a portare la corrente? L'attacca al muro. Allora si fanno le blindosbarre a sospeso a una certa altezza, ci sono tubi e fili e lì si scende. Qui invece si fa un buco qui e sotto è una cosa eccezionale. Sotto c'è tutto, tutti i servizi di condizionamento dell'aria, purificazione. Qui vedete, dunque c'è la luce diurna, la luce notturna e l'aria condizionata. Andiamo, andiamo. È una tristezza e fuori con questo terreno c'è il contadino, ci sta con il contadino, no? Per garantire che nessuno costruisca qua. Un giorno il terreno vale se ce n'è, se non ce n'è c'è qualche cosa in costruito che è meglio che non è fatto. Ora sono i locali di Fiano. Sottoterra c'è l'area nuova, qui si passa, sopra c'è la grande colonna che va di qua e di là, perciò è piano. E questa colonna, se qui c'è un incendio, che lì può essere pericoloso, uno qui può stare qui 20 ore a 1000 gradi. Questo qui porta di là e di qua, tutti i posti di tratta, usciti di sicurezza, qui si vede.
Signor Presidente.